Ulteriormente le vaccinazioni, anche prima lei diceva tra le misure che sono sul tavolo c'è la vaccinazione obbligatoria e lei diceva per me quello è interessante. Alessio? È stato giusto imporre l'obbligo a sanitari, docenti e forze dell'ordine, ma ora più che per procedere per categorie di lavoratori bisognerebbe procedere per fasce di età dai 40 anni in su, dove il virus picchia molto. Chi ha più di 40 anni per poter uscire e andare a lavorare dovrebbe essere vaccinato. Allora, mi faccia capire però, professor Bassetti, io sono abituata a semplificare le cose, insomma a provare a capirle in maniera semplice. Alessio è purtroppo per me più giovane di me, quindi per esempio Alessio potrebbe non avere il vaccino obbligatoriamente, non doversi vaccinare obbligatoriamente, mentre io sì. Il discrimine qual è? Guardi, il discrimine è questo, io le dico ma per quello che è stata l'esperienza, che noi abbiamo visto anche persone con meno di 40 anni avere delle forme gravi, ma ne abbiamo viste molto di meno di quante ne abbiamo viste dai 40 in su. E poi le forme gravi diventano sempre più gravi a crescere dell'età, fondamentalmente poi più di 60, più di 70, più di 80. Io quando stamattina, ieri, ho ricoverato un signore di 42 anni con una polmonite devastante, ma devastante, perché era un Novax. Io credo che lui abbia fatto del male a se stesso, ma stia facendo anche del male al nostro sistema sanitario, perché lei capisce che la regione Liguria rischierà di andare in arancione, buona parte dei ricoveri sono legati alle persone non vaccinate, e quindi noi, oltre ad averlo spiegato, e mi pare che sono 13 mesi che anche grazie alla sua trasmissione lo stiamo facendo, se qualcuno rimane dell'idea che il vaccino non protegga dalle forme gravi, in qualche modo lo Stato debba dirgli che è bene, anzi che è obbligato a farlo. Poi come arrivare all'obbligo, io non so, ci deve pensare la politica. Io credo da medico che non possiamo più permetterci tutte queste persone, dico per il sistema sanitario, che arrivano nei nostri ospedali. Questo è un po' un concetto che la politica dovrà sviluppare. Io credo che sia giusto parlare, e io ho parlato tantissimo con tanti non vaccinati, molti li ho convinti, poi c'è una parte che non si fa convincere e io di fronte a quella non so cosa fare. Davanti a quella, dice Bassetti, ci vuole l'obbligo. Attenzione, Carlo.